Abbiamo parlato di quelli che sono gli argomenti che erano all'ordine del giorno, quindi il cronoprogramma da parte degli enti, dei soggetti attuatori, quindi autorità dell'opere pubbliche, del comune e delle ATER, che sono che noi vogliamo conoscere ma soprattutto poter monitorare. Abbiamo avuto valutazioni rassicuranti per quanto riguarda le ATER, hanno preso degli impegni, delle tempistiche che sono state impegnate, sono ritardi nelle fasi processuali, insomma abbiamo valutato tutte quelle che sono le situazioni cercando di sensibilizzare un po' tutti i soggetti attuatori, perché come è stato sottolineato il governo ha messo a disposizione i fondi, finalmente la storia dei fondi non la sento più, l'ho sentita per tanto tempo invece la questione dei fondi, adesso bisogna portare avanti finanziate. Il Comune dell'Aquila, voi sapete che c'è stato il decreto 24, i privati devono presentare i progetti, perché devono presentare i progetti. Si è parlato dei piani di ricostruzione, la solita storia dei piani di ricostruzione, i comuni del cratere hanno detto che lo stanno facendo i piani di ricostruzione, che sono soddisfatti della ricostruzione, il Comune dell'Aquila, vediamo insomma di capire bene che cosa. Però io credo che i piani di costruzione siano fatti una solida trasparenza, un fatto anche dai quali può emergere la qualità della ricostruzione urbanistica architettonica, si fanno le scelte, siano le scelte magari condivise con la popolazione, note a tutti, quindi no. Però insomma io ritengo che sia stato molto utile, siamo stati molto concreti, abbiamo esaminato il problema delle macerie sulla quale c'è l'ordinanza in corso di formazione, che con reciproca soddisfazione da parte di tutti, anche lì ci sarà un soggetto attuatore, ma tale che ci sia un soggetto che abbia la responsabilità poi di coordinare tutte le attività. Una volta questa cosa aspettava i comuni, poi vi ricorderete che nella prima versione del decreto legge la rimozione macerie aspettava i comuni, poi questo i comuni avrebbero delle difficoltà oggettive a farle, quindi se ne è cominciato a occupare il governo e quindi la questione è cambiata. Abbiamo parlato anche delle questioni relative alle... Le tasse no? No, le tasse no. Non è un tavolo da coordinare, no, un tavolo locale. Se ti parla di un emendamento? No, emendamenti, noi per emendamenti parliamo sempre di emendamenti, ma questo non c'entra niente, non è una questione che riguarda proprio il tavolo, questo tavolo specifico, che un tavolo invece a quell'anno è operativo, non è un tavolo politico, questo è un tavolo tecnico-politico di coordinamento, di monitoraggio di quelle che sono le attività oramai dei tanti soggetti interessati. Grazie. Condominio pure. Abbiamo parlato anche di te. Allora, no, per quanto riguarda le questioni che attengono ai ritardi delle imprese, anche qui noi abbiamo scelto di fare un sistema che desse ai proprietari la possibilità di scegliersi imprese e progettisti. Adesso la colpa non può essere, e abbiamo dato dei termini, perché chiaramente se lo Stato ti finanzia la ricostruzione delle B e delle C, è chiaro che questo non può avvenire sine die, perché se la ricostruzione non avviene, pur avendolo finanziato, magari dopo tu sei a carico dello Stato per tante altre questioni, erodi i soldi che riguardano i fondi per la ricostruzione. Allora è giusto che ci sia un termine, però è anche ingiusto che i singoli cittadini siano poi quelli che vanno a scontare di fatto quelli che sono i ritardi dei magari dei progettisti oppure delle imprese esecutrici, anche se le hanno scelte i singoli cittadini, non è che l'ha scelte il governo. Quindi in questo senso stiamo cercando di vedere, di proporre una, perché c'è la legge insomma che prevede questo, di proporre una soluzione che mantenga indenne il cittadino quando il cittadino non ha responsabilità, cioè quando si accerta da parte dell'SGE che le responsabilità sono su altri soggetti. In questo caso la SGE potrebbe chiedere al commissario di autorizzare magari una proroga del contributo, della possibilità di fruire il contributo di autonoma sistemazione. Ma una cosa è certa, siccome non è lo Stato che sceglie i progettisti e non sceglie nemmeno le imprese, è chiaro che ciascuno si deve fare, come posso dire, parte diligente di scegliere le imprese che portano avanti i lavori, i progettisti che fanno i progetti. Se poi per loro responsabilità incolpevole dovesse verificarsi che perdono un'assistenza ai cittadini, allora in questo caso la SGE ne prende atto, fa una relazione al commissario e il commissario dispone in maniera tale la proroga delle agevolazioni, interessando subito anche la Corte dei Conti, perché il problema è che sulla base di l'attuale normativa, se noi facessimo delle deroghe così come stanno, ne risponderemmo noi davanti alla Corte dei Conti. Quindi
stiamo lavorando, come per dire, per risolvere anche questo problema, e rassicuro tutti che questo problema va risolto. Naturalmente non dobbiamo vedere comportamenti furbeschi. Se vediamo comportamenti furbeschi, quindi responsabilità o approfittamenti, è chiaro che questi non possono essere poi avallati, ma nel caso fino adesso non sembra che ci siano questi tipi di comportamenti furbeschi. Migliori alla provincia dell'A.